una serie di video su Arduino, tecnologia e fisica. Ecco, questo è il primo episodio di una serie che si chiama Cosa c'è nel mio smartphone? La prima serie che non ha il nome pillole nel titolo. Cosa c'entra lo smartphone con la fisica? Non vi resta che guardare tutti gli episodi per scoprirlo. Ci vediamo dopo la sigla. Spesso gli youtuber in passato mostravano le app che avevano sul proprio smartphone ai propri iscritti. Quello che io voglio fare invece è mostrare quello che c'è all'interno dello smartphone. In particolare ci concentreremo sui sensori. Perché ho deciso di concentrarmi sui sensori e non su RAM, CPU, eccetera? Perché i sensori nascondono molta fisica al proprio interno. Oltre che elettronica, ma anche quella è fisica. Quando comprate un nuovo smartphone, cosa guardate? Le caratteristiche tecniche per vedere quali sensori hanno e quali no, anche per capire quali funzionalità hanno e quali no. In ogni video mostreremo a cosa serve il sensore e quali funzionalità abilita. Prima di continuare su che cosa sono i sensori e sui sensori di oggi, vi voglio far notare una cosa. Gli smartphone stanno via via ingrandendosi, ma lo spazio è comunque limitato, quindi quando i produttori inseriscono dei sensori, essi devono avere delle funzionalità ben precise per l'utente, altrimenti non avrebbe senso inserirli. In ogni puntata vedremo quindi come funziona il sensore, la fisica che c'è dietro, ma anche la propria utilità e quindi le proprie funzionalità. Fino adesso ho parlato di sensori, ma che cosa sono? Un sensore è un dispositivo che riesce a convertire una grandezza fisica in, per esempio, metri al secondo quadrato, newton, metri, in un segnale elettrico, quindi in una differenza di potenziale, una corrente, una resistenza, un qualsiasi segnale elettrico, in modo tale che la CPU possa leggerla e capire cosa sta succedendo all'esterno. Quindi è come se fosse un traduttore. In tutto questo cosa c'entra Arduino? Poiché è difficile smontare uno smartphone e vedere ogni singolo sensore, come funziona, da cosa è composto, ho deciso di riportare in grande i stessi sensori ma per Arduino, in modo tale da vedere il funzionamento e poi successivamente fare le considerazioni sullo smartphone. All'interno dello smartphone ci sono i MEMS, che sono Micro Electrical Mechanical System, cioè i sistemi meccanici grandi riportati in molto piccolo, micro, dell'ordine dei micrometri. Negli ultimi anni si stanno sviluppando anche i NEMS, che sono su scala nanometrica. Passiamo finalmente ai sensori di oggi. I sensori di oggi sono chiamati sensori di prossimità. Il nome ci potrebbe far già intuire a cosa servono. Ci indicano quando c'è un ostacolo. In particolare oggi vedremo questo, che è un sonar, e questo, che è un rivelatore di ostacoli a infrarossi. Concentriamoci prima su questo e poi vediamo questo. Questo riesce a misurare le distanze. Come fa? Questo emette delle onde a ultrasuoni e questo le riceve. Questo le emette, queste onde viaggiano fino a incontrare un ostacolo. Questo ostacolo poi le riflette e questo le riceve. Non si chiama sonare a caso, lo stesso meccanismo che sfruttano i pipistrelli per rilevare ostacoli. Come fa il sonar a calcolare la distanza? Calcolando il tempo tra quando ha emesso l'onda e quando l'ha ricevuta. Poiché sappiamo la velocità del suono nell'aria, possiamo facilmente ricavare lo spazio facendo tempo per velocità. Come fa a diventare un sensore di prossimità? Per farlo diventare un sensore di prossimità dobbiamo agire a livello di computer, a livello di Arduino, a livello di programma. Dobbiamo dirgli: guarda, se tu superi una certa soglia che io ti dico, per esempio 15 centimetri, avvisami. E quindi io ho fatto in modo tale che quando supero i 15 centimetri lui mi avvisa, spegnendo il LED verde che ho qui, accendendo quello rosso e anche attivando un buzzer. Questo sensore in particolare non c'è sul telefono, penso perché non si possa riprodurre molto molto piccolo e perché credo sia scomodo per il telefono. Però è inserito nelle auto ed è il sensore di parcheggio. Funziona proprio
così come ve l'ho fatto vedere, è solo che non ne ha uno ma ne ha tre, uno al centro, uno da un lato e uno dall'altro. Ma io vi avevo promesso dei sensori che si trovano sullo smartphone? Sì. Prima ho fatto vedere questo perché questo sensore sfrutta lo stesso principio di questo, solo non usa le onde sonore, ma usa le onde luminose, in particolare gli infrarossi. Uno dei due emette delle onde a infrarossi e l'altra le riceve. Anche in questo caso qui la velocità dell'onda luminosa è nota e quindi è facile ricavare lo spazio percorso. Ho caricato un programma molto simile a questo per sfruttare questo sensore e ottengo la stessa cosa. Questo a che cosa può servire in uno smartphone? Non so quanti di voi si ricordano i primi smartphone che erano fastidiosissimi. Quando ricevevi una telefonata e provavi a rispondere, non si disattivava lo schermo, no, rimaneva tutto così com'era e se non si bloccava il telefono si rischiava di combinare un disastro, mandare messaggi, scrivere cose senza senso, riattaccare la telefonata. Col tempo si è capito che bisognava trovare un meccanismo che disattivasse lo schermo quando eravamo in chiamata. E quindi che cosa è stato fatto? È stato inserito un sensore di prossimità che non serve solo per le telefonate, serve anche per disattivare lo schermo quando il telefono è in tasca, oppure per passare il vocale dall'altoparlante esterno a quello interno della chiamata. Funziona così, come ve l'ho fatto vedere io. Quando superiamo una certa soglia, che per il telefonino può essere 5 cm, invece di accendere il LED rosso e suonare, si disattiva lo schermo e noi possiamo chiamare in tranquillità. Ci sarebbe un altro sensore di cui non vi ho parlato oggi, il TOF, Time of Flight, che è anche questo un sensore di prossimità, ma ne parlo nel prossimo video insieme al LiDAR, che è il nuovo sensore introdotto dalla Apple nei nuovi iPad, che riesce a fare una ricostruzione 3D della stanza. Quindi la prossima volta non vi prometto un LiDAR, ma qualcosa di molto simile.